Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Cinebook. Questa volta abbiamo preso un romanzo, è un film recente perché parliamo di Hugo Cabret. Per l'esattezza, La straordinaria invenzione di Hugo Cabret. Con me ci sono sempre Guido Affini Ciao Giulio, e Guido De Carlo. eccomi qua. Ricordo come sempre che il programma è realizzato in collaborazione con la libreria Il Delfino di Pavia e l'associazione culturale Incipit. Allora, abbiamo deciso di prendere per questa puntata Hugo Cabret, che è un libro abbastanza recente, il film è diretto da Martin Scorsese, è uscito nel 2011, ha vinto anche 5 premi Oscar, tra premi Oscar che sono più tecnici. Ma tra questi premi Oscar tecnici ci sono quelli per la scenografia e la fotografia, quelli della scenografia realizzati da Dante Ferretti, tanto per dire dei nomi importanti. E gli altri sono premi appunto tecnici di montaggio, sonoro ed effetti speciali. Ma prima di un po' parlare, come facciamo di solito, della trama, differenze, libro-film, struttura anche del libro. Chiedo subito a te, Guido Affini, due parole sull'autore. Sì, scusami Giulio, mi hai preso un po' in contropiede, tra l'altro campione d'Europa, non dobbiamo dircelo adesso Diciamo alle che questa anime. registrazione avviene appena dopo la vittoria degli europei. Beh, dobbiamo collocare anche quando parliamo, anche Cronologicamente. perché stavo sorridendo mentre facevi la presentazione, i preamboli, perché tu dici che è un film e un libro recente, perché nelle scorse puntate ci siamo occupati di Orwell e del film tratti alla Fattoria degli animali. In realtà il libro è del 2007, cioè sono già passati 14 anni ed è un libro che rimane a scaffale, cioè ormai è diventato un punto di riferimento dell'editoria. Quando arrivò sugli scaffali creò un bel putiferio, bello, positivo, creativo. Perché è un libro di estrema ambiguità. È un libro che non è un fumetto, non è un albo illustrato, tant'è vero che si presenta come un volumone, però ha dentro un testo, e un testo anche importante. È un libro che ha un uso originale delle illustrazioni e del testo. Il testo e l'illustrazione hanno una compenetrazione e hanno sono un edere, una pianta molto particolare, unica. Poi ne abbiamo visti altri, lui stesso ce li ha proposti, ma in questo caso tieni presente che quando è arrivato a scaffale non si sapeva, si ignorava che stesse parlando di film, di cinematografia, del viaggio nella Luna. È una scoperta del lettore man mano che sfoglia le pagine, che diventa un flipbook per alcuni capitoli. Su come è strutturato, organizzato il libro, adesso ne parliamo perché è molto curioso, però io prima voglio sapere da te, Brian Selznick, il cui nome evoca il cinema, perché è il nipote di uno dei più grandi produttori del cinema mondiale, di Hollywood, dagli anni 20-30 in avanti, ovviamente defunto. Però voglio sapere l'autore Brian Selznick, come nasce questo libro? Lui nella parte finale in cui compone i ringraziamenti, racconta di come è arrivato all'ideare questo libro attraverso lo studio degli automi e della riproduzione delle velocità, delle immagini e di come vengono percepiti dall'occhio. Tant'è vero che l'idea del flipbook, l'idea del racconto dell'automa è un'idea che si fonde. Brian Selznick è un illustratore e autore straordinario, poi, che ha sfondato con La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, che è un libro molto particolare, si pone a scaffale creando un genere a sé, cioè, è diventato un modello. Tant'è vero che La stanza delle meraviglie, che è stato il secondo libro che ha portato in Italia,
è simile e diverso, non riesce ad avere la stessa. Del quale ha fatto, ricordiamo anche di quello, un film, appunto, Assenza delle meraviglie, del 2017, diretto da Todd Haynes. Ma il Brian Selznick è questo autore americano-statunitense, ha 66 anni, no, è del 66, quindi ha 55 anni, nato nel New Jersey, si è formato a New York e poi, come dicevi anche tu, Guido, si è trasferito in California, nella patria della cinematografia, un po' recuperando quello che era il nonno. Però il nonno non è assolutamente citato nei ringraziamenti. Lui ne cita tantissimi di studiosi che gli hanno permesso di approfondire il cinema degli inizi, delle origini, il cinema muto, l'impatto sul pubblico, ma non cita le produzioni di suo nonno, non cita gli agganci, è una cosa che sembra Strano. completamente autonoma e lui stesso non dà spiegazioni nelle interviste, è molto restio e molto timido nel tirare fuori questo. L'ultima sua opera, tra l'altro, è straordinaria. La Quercia è un'opera di grafica basata su 14 sonetti di Walt Whitman, recuperati filologicamente solo recentemente, e Tunue ha pubblicato questo volumetto rosso, che è La Quercia di Selznick, in cui lui dà corpo a queste liriche visionarie, in cui parla di questa fratellanza tra uomini ed è dichiaratamente un amore omosessuale da parte di Walt Whitman. Per questo sono stati censurati, si trovano fuori sono sempre stati epurati e sono comparsi solo recentemente attraverso degli studi filologici. E nella Quercia Selznick dimostra una capacità di dare immagini alle parole assolutamente unica. Niente da aggiungere, una curiosità che Selznick ha anche illustrato le copertine dell'ultima edizione inglese di Harry Potter. È vero, è vero. Ah, è vero. Harry Potter Harry Potter. Selznick è l'illustratore dell'ultima edizione inglese e sono già in Italia. Ti chiedo una cosa, Guido De Caro. Prima Guido parlava della particolarità del libro, della struttura molto anche cinematografica, molto diversa dal solito. Ecco, una cosa di cui abbiamo parlato spesso per alcuni libri, ovviamente non tutti, è come proprio sono fatti fisicamente, come sono impaginati. Ecco, cosa possiamo dire del romanzo, Sono già mezzo. libro, fumetto, meta cinematografico? La cosa da dire, prima di tutto, secondo me, è che non c'è una gerarchia tra la parte scritta e le immagini. Cioè, i fatti che accadono, che vengono raccontati nel libro, possono essere, si ha l'impressione che possano essere indifferentemente raccontati per immagini o a parole. Ecco. E oltre a questo, e questa c'è proprio una. Non sono immagini che, diciamo, illustrano le parole. Ma ci sono proprio intere parti che sono completamente illustrate, altre parti che sono completamente scritte, si intercalano proprio, cioè si alternano parti scritte e parti illustrate con una diciamo integrazione che le rende autonome l'una dall'altra e nello stesso tempo però il lettore non sente La che sta differenza. passando dalle immagini nel seguire la storia, il lettore non sente che sta passando dalle immagini alle parole scritte. E questa è una genialata, Assolutamente. sicuramente, di Selznick. Tra E l'altro, poi,
Per quanto riguarda l'oggetto libro, beh, l'oggetto libro è pensato proprio con le mascherine tipiche dei fotogrammi Della pellicola. di una pellicola, del cinema muto, Certo. intendiamoci, del cinema muto e in bianco e nero, perché la grafica è tutta in bianco e nero. Aggiungo un particolare a proposito di questo, perché Certo. ricordiamo che negli anni 20, in realtà anche negli anni 30, tanti film erano in realtà anche a colori. C'era già allora il colore. C'era già il colore, sì, ma qua la scelta è proprio quella precisa di usare proprio il bianco e nero. Di usare il bianco e nero. C'è una cosa che secondo me rende bene l'idea, è una prima cosa, e qua entriamo magari già più o meno nei fatti del racconto. Volevo leggere la prima pagina del romanzo Che tra proprio l'altro è un perché. romanzo a un signor Tomo, perché comunque quante pagine sono? Sono più di 500 pagine, però si leggono rapidamente proprio perché moltissime, più della metà delle pagine, sicuramente più della metà delle pagine sono illustrate e le illustrazioni sono a piena pagina, cioè non sono illustrazioni in cui poi, che si, sulle quali si intrecciano le parole scritte, ma sono illustrazioni e basta. Ecco. Il lavoro appunto di rendere autonome, ecco, vengono rese proprio autonome le parti illustrate, così come vengono rese autonome le parti scritte, Scusami, ecco. è più che autonomo, nel senso che hai bisogno di guardare le immagini per capire il testo e hai bisogno di leggere il testo per capire Esatto, le cioè cose. si passa proprio, come dicevo prima, no? Si passa dalla parola scritta all'illustrazione Precisamente. senza soluzione Soluzione di in continuità. continuità. Ma non solo, ti trovi proprio anche in una situazione attraverso la quale quello che leggi nel romanzo diventa l'esperienza nel sfogliare le pagine velocemente, perché dove ti porta? Ti porta a dire che nel momento in cui tu vedi un film, tu sei uno spettatore che vede la proiezione di una pellicola, il tuo occhio in realtà viene preso all'interno di un trucco, di un meccanismo, di un trucco ottico, che è quello Certo. del flipbook, delle pagine che vengono fatte scorrere velocemente e il tuo occhio vede un movimento che in realtà è dato dalle pagine, dato dai fotogrammi. E questo è un'esperienza data attraverso le illustrazioni che in questo libro funziona perfettamente. Sì, Questo sì, libro è unico da questo punto di vista. e tra l'altro colgo l'occasione da quello che hai detto, che il concetto del flipbook è stata poi la spinta per la tecnica cinematografica del passo 1, che è il passo per muovere le creature statiche, quello che poi viene chiamato stop Stop motion, motion, per muovere le di cui creature. abbiamo già parlato, no? Esatto, A proposito di Coraline e altre, sì. esatto, e nel cinema ci sono stati grandissimi maestri che hanno evoluto questa tecnica, Certo. nello stesso modo per cui è stato realizzato King Kong, Ray Harryhausen, Tim Burton, insomma, nomi molto importanti per quella tecnica. Ma tornando, tu giustamente, Guido De Caro, volevi leggere l'introduzione Breve del. introduzione si chiama, si intitola. Breve introduzione. La storia che sto per svelarvi ha inizio nel 1931 sotto i tetti di Parigi. Qui incontrerete un ragazzo di nome Hugo Cabret, che un giorno, tanto tempo fa, scoprì un misterioso disegno che cambiò la sua vita per sempre. Ma prima che voltiate pagina, voglio che immaginiate voi stessi seduti nel buio come all'inizio di un film. Sullo schermo sorgerà il sole fra pochi istanti e la macchina da presa inquadrerà una stazione nel cuore della città. In un atrio pieno di gente vedrete finalmente un ragazzo che si muove rapidamente. Seguitelo, perché quello è Hugo Cabret. La sua mente è piena di segreti e sta aspettando che la sua storia abbia inizio. Professor Hitch, Alco Frispas.
Questa breve introduzione è perfetta per entrare in questo ingranaggio di libro. È un libro. L'ingranaggio è appropriato Sì, quello sì, perché sì, poi sì. di automi si parla, di Esatto. ingranaggi si parla. In brevissimo, Guido, racconta diciamo la linea, perché tra l'altro sia il libro ma anche il film ha una trama abbastanza contorta, nel senso che ci sono due o tre elementi che poi sviluppano ulteriormente la storia quando in realtà il filo conduttore è uno solo, cioè scoprire un elemento che poi porta alla scoperta di una persona. Ma lascio a te la parola per raccontare in maniera sintetica Ugo il libro. Cabré è un orfano che viene, diciamo, preso in custodia da uno zio che è il custode degli orologi della stazione di Gare du Montparnasse a Parigi, e quindi si muove all'interno delle pareti, questo ragazzino che ha 12 anni, si muove all'interno delle pareti della stazione e in alto, in basso, e va a regolare quotidianamente gli orologi della stazione. Questa è la sua vita. E deve fuggire naturalmente dalle guardie che se lo trovano lo manderebbero all'orfanotrofio. Lo zio, che è il suo tutore, se ne infischia pienamente del suo nipote. A un certo punto scompare, poi si verrà a sapere che è morto, affogato. E Hugo Cabret quindi vive la sua vita da orfano facendo questo mestiere e tirando a campare con furtarelli nei quali lo zio era maestro. Accanto a questa vicenda, quindi di Hugo Cabret che ha imparato a regolare gli orologi, quindi piccolo orologiaio potremmo dire, ecco, accanto a questa vicenda c'è la vicenda del ricordo di suo papà. Il papà che era anche egli orologiaio e si occupava, e oltre a questo lavorava in un museo. Museo dove aveva recuperato un automa. Un automa fatto e finito, cioè un busto umano che teneva in mano una penna. E Un busto umano fatto di. fatto di ingranaggi, fatto di ingranaggi. E il padre, quando lavorava al museo, era tutto preso dal progetto di aggiustare questo automa. Il padre nel film è interpretato da Jude Law. Il padre muore nell'incendio del museo e il figlio recupererà l'automa dal museo bruciato. Recupererà l'automa e cercherà di aggiustarlo. Lo porta nelle profondità, nelle cavità, diciamo, della stazione e cerca di aggiustarlo. Cerca di aggiustarlo rubando pezzi congegni al negoziante di giocattoli della stazione. Giocattoli che sono di ogni tipo, anche piccoli automi, quindi non so, un topolino per esempio, un topolino a molla questo scatena, questo topolino a molla scatena il fatto che il negoziante lo vede rubare il topolino e mentre Hugo Cabret sta scappando col suo topolino, il topolino cade e Hugo Cabret mi sembra che lo schiacci e per punizione il negoziante lo costringerà ad aggiustare il topolino e così si renderà conto che il ragazzino ha del talento nel far funzionare gli automi. In più dal negoziante va sempre una ragazza che scopriremo chiamarsi Isabelle, con la quale Ugo stringerà amicizia, per l'inizio molto diffidente, ma poi l'amicizia nascerà. E tra le cose che il negoziante farà indicibili, che diciamo fanno più male al ragazzino, c'è quello proprio di avergli sottratto un taccuino nel quale il padre di Ugo aveva disegnato le varie parti dell'automa che mancavano.
e le modalità attraverso le quali farlo funzionare quest'automa, come aggiustarlo. E il fatto di non avere più il taccuino che il giocattolaio gli ha rubato e che dice che gliel'avrebbe Bruciato. bruciato, esatto, manda In diciamo, bestia uno. manda in bestia Hugo Cabret. Sia per il ricordo, sia per La ragazzina gli dice: non ti preoccupare, che poi te lo recupero io. Il tuo taccuino non è bruciato, e così. Dopo alterne e varie vicende, alla fine Ugo e Isabel riescono a, anche grazie a una chiavetta che a la forma di cuore. forma di cuore che Isabel teneva appesa a una catenella al collo e che Ugo le ruba, riescono a far funzionare l'automa. Cioè, finalmente Ugo è riuscito ad aggiustarlo e l'automa produce un disegno. L'automa produce un disegno. Un disegno di una inquadratura tra le più significative della storia del cinema, cioè quella del razzo che colpisce la Luna nel Viaggio sulla Luna di Georges Méliès. E l'automa firmerà questo disegno proprio col suo autografo Georges Méliès. E Isabelle si rende conto che probabilmente costruttore di automa, il costruttore dell'automa e il suo patrigno, questo Georges Giocattolaio, sono la stessa persona. E quindi siamo davanti a Georges Méliès. Direi di fermarci qua nel raccontare la storia, perché poi il libro e anche il film diventano proprio un totale omaggio, anzi è meglio dire homage, alla storia del cinema, a Georges Méliès, a quello che rappresenta, perché è uno dei primissimi padri della storia del cinema, nonché un uomo che aveva dato tutto se stesso. Cerco di mantenere l'emozione perché a me il nome Georges Méliès è una cosa che mi colpisce il cuore, proprio mi appassiona. È un uomo che ha dato tutta la sua vita per diffondere il cinema, per diffondere l'illusione del cinema, il trucco, perché Georges Méliès era anche Illusionista. un illusionista, e poi con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale tutta la sua fortuna fondamentalmente è andata persa, perché quel concetto di cinema si perde proprio per gli eventi storici. Dice alla fine di questa parte, di questa prima macro sequenza del romanzo, dice così il romanzo: così siamo arrivati alla fine della storia. Ora sapete come fu scoperto il misterioso disegno cui ho accennato all'inizio del libro. Era stato nascosto tra gli ingranaggi di una macchina molto amata, in attesa di essere liberato con una chiave rubata. Qui si chiude il sipario, dissolvenza in nero. Ora però inizia un'altra storia, perché le storie portano sempre ad altre storie, e questa ci porterà dritti fino alla luna. E qua siamo a metà del libro, cioè c'è tutto un trucco nel dirti siamo arrivati alla fine, e in realtà ti accorgi tenendo in mano il volume, perché poi il libro cartaceo ha questo, cioè diventa un'esperienza che tu stesso muovi, quindi entri nel diventi tu meccanismo, e rispetto alla partecipare alla visione di un film in cui sei completamente passivo, invece sei tu che devi sfogliare le pagine, dare la velocità delle cose che stai guardando. E questo è importante. Sono due. Un'altra cosa significativa è che, qua spoileriamo, tanto può Certo, cambiare, tutto è stiamo che dicendo. il famigerato professor Alco Frisbas, di cui abbiamo letto la breve introduzione, e che è quello che ha scritto anche questo passaggio alla seconda macrosequenza, in realtà non è altro che Hugo Cabret, che è diventato illusionista, che è diventato creatore di automi. E alla fine ci svela il fatto che tutto il racconto di Hugo Cabret è in realtà scritto dall'automa, le parti scritte e le parti Disegnate. disegnate. E quindi
è un automa che ha raccontato tutta la storia. Lo si può definire un libro magico. Eh sì. È riuscito. È riuscito molto, molto bene, anche perché appunto ha inserito la magia del cinema, fondamentalmente un racconto d'avventura, si può anche definire collocato all'interno della stazione di Parigi. In un certo senso anche storico, perché cioè, siamo negli anni 30, e tante cose tutte racchiuse in un libro. E la cosa ancora più bella è che il motore di tutto questo è Georges Méliès. Ma sai, secondo me il libro ha un suo equilibrio, una sua economia estremamente potente. Nel film, secondo me, anche se il film può essere bello, comunque ha uno scarto, nel senso che diventa che il lettore non può più avere una parte attiva e diventa spettatore, per cui non ha più l'idea di sfogliare le pagine per scoprire che si trova all'interno di una storia del cinema e degli e dei meccanismi automatici della narrazione. Sì, è vero. E aggiungo anche un'altra nota, che il film è firmato da Martin Scorsese, che possiamo definire questo libro graphic novel, libro di illustrazione, libro di cinema, insomma, è difficile definirlo, però per un pubblico da giovane, Sì. sì, 12 anni, 12 11 anni, anni, 13 12 anni, anni, sì, ecco, anche 11, sì, insomma, fascia quella di fascia età d'età. della. E mi ricordo anche perfettamente un po' un certo stupore, un certo anche una puzza sotto il naso a pensare che Martin Scorsese avesse fatto un film tratto da un libro del genere, perché comunque aveva un target giovane. Qual è però il motivo per cui Martin Scorsese scelse questo? Perché lui voleva fare un grandissimo omaggio alla storia del cinema e al cinema con cui lui è cresciuto. È stato più volte dichiarato uno dei suoi massimi punti di ispirazione. Anche se Scorsese con questo tipo di cinema in realtà c'entra poco, nel senso che è un cinema più di appunto immaginazione, più fantastico, più di effetto, mentre il cinema di Scorsese è un cinema molto più pragmatico, molto più realista, molto più crudo e violento. Cioè, Parte. The Departed, che è il film per cui vinse l'Oscar, che anche lì è incredibile che dovette aspettare per The Departed, che è un buon film, quando aveva fatto film come Taxi Driver, Toro Scatenato, Fuori Orario, chi più ne ha più ne metta, però Esatto. quella è purtroppo. Hollywood. Sono gli Oscar che spesso, soprattutto con Scorsese, non gli hanno riconosciuto a tempo debito i meriti. E Scorsese fa un film del genere che, devo dire la verità, si sente per certi aspetti che è fatto da un regista che non conosce bene il mondo diciamo così, del cinema d'effetto, che però dà a tutta la storia un suo realismo, che funziona bene, e soprattutto da quando, facciamo spoiler, si scopre chi è Georges Méliès, allora lì esce il meglio di Scorsese. Mentre nella prima parte, dove lui setta i personaggi nella stazione, usa anche degli effetti speciali, benché abbiano vinto l'Oscar, non sono degli effetti memorabili. E utilizza Sacha Baron Cohen come elemento anche comico, divertente. Sacha Baron Cohen interpreta un poliziotto della stazione, che immagino ci sia anche Sì, nel film. È c'è. anche comico No, no, assolutamente. qua calcano abbastanza la mano, anche perché è Sacha Baron Cohen che interpreta. Ecco, nella prima parte del film, secondo me, si vede una certa, che è anche comprensibile, difficoltà da parte di un maestro di cimentarsi in un tipo di genere che non è nelle sue corde. È lecito. Poi, quando si parla di Georges Méliès, secondo me, infatti, il film migliora radicalmente e diventa un buon film, anche se nel suo complesso è un film anche abbastanza dilatato, perché dura un paio d'ore. Secondo me, un'accorciata ci stava, però, come adattamento, direi che decisamente
fedele a quello che hai raccontato tu, dire quindi una dopo. cosa su Scorsese, di cui Scorsese sappiamo bene il suo amore per la storia del cinema. Lui si è impegnato Diciamo anche del cinema in Italia. è del cinema in Italia, esatto. Cioè, quindi questo è un omaggio alla storia del cinema, che è uno di quelle, di quegli aspetti, diciamo, della figura di Scorsese, quello di prendersi cura, ecco. E l'interesse per la storia del cinema è uno degli interessi, è uno dei, diciamo, degli aspetti della figura di Scorsese rilevanti, Sì. ecco, Sì. direi. Quindi, diciamo, compone, arriva a chiudere il cerchio, ecco, dal Scorsese, diciamo, documentarista che si occupa di storia del cinema, eccetera. Questo film, diciamo, chiude un po' il cerchio. Su questo aspetto della sua produzione, ecco, Sì, diciamo, della sua personalità sì, artistica, ecco, diciamo. assolutamente. Volevo chiudere con un aneddoto, non avevo capito, scusatemi, che fossimo già a questo punto, che mi ha fatto molto piacere di parlare di Hugo Cabret, anche perché Brian Selznick, che io l'ho sempre visto come un collega che è partito dalla libreria e poi è diventato autore e creatore di opere, perché dopo la laurea lui ha incominciato a lavorare in una libreria specializzata per libri per ragazzi ed è sempre stato il suo, come dire, la sua dimensione, il suo specifico, e ha iniziato a scrivere per ragazzi anche per questo. Mentre ancora lavorava in In libreria. libreria, certo. Il suo primo libro del 91, La scatola di Houdini, The Houdini Box, lo ha completato mentre era in libreria. Direi che è un ottimo modo per concludere questa puntata di Cinebook con questo aneddoto che ci ha appena regalato Guido Affini. E quindi io ti saluto e saluto anche te, Guido De Ciao. Caro. Per questo appuntamento è tutto, ciao a tutti e alla prossima!